Ciao a tutti, mi chiamo Chandra Vanni, ho 28 anni. Nella vita faccio l'educatrice in un nido di infanzia e l'insegnante di teatro in una scuola primaria. Oggi vi parlerò di un mio libro, edito da Tomol Edizioni di Joe, che è Il gatto con la coda a chiocciola, che affronta un tema molto importante che andrebbe affrontato spesso con i bambini per farli riflettere sul mondo che li circonda, che è il tema della diversità. Rossino è un gatto con una coda molto particolare. Lui, infatti, non ha una coda lunga come ogni gatto, ma una coda a chiocciola. Nella sua vita, lui va continuamente in cerca di un branco di gatti con la coda proprio come la sua, perché non si sente accettato dagli altri. Gli altri lo vedono come un difetto, la sua coda, e non come qualcosa da valorizzare. Quindi decide di partire ad andare alla ricerca di un branco di gatti con la coda proprio come la sua. Nel viaggio incontrerà però una volpe molto saggia che gli indicherà la strada per arrivare a una casa sulla collina, dove incontrerà una famiglia molto speciale e gli farà capire che la sua coda non è un difetto, ma un qualcosa che lo rende unico e inconfondibile. Così Rossino si mette il cuore in pace e decide che la sua coda è qualcosa di bello e che quindi deve essere felice di avere questa sua particolarità. Penso che sia di fondamentale importanza che nei libri per bambini ci sia una morale di base per affrontare temi importanti come appunto l'accettazione di sé e la diversità dell'altro in maniera leggera ma seria, come in questo caso. Mi viene spesso da riflettere anche sul fatto che quando i bambini nascono non hanno nessun tipo di pregiudizio verso gli altri e verso il diverso. Quindi se poi arrivano a un certo punto che appunto ce l'hanno è perché anche noi adulti, tutti quanti, tendiamo spesso a non accettare le diversità e a vedere quello che siamo noi l'unica cosa giusta e buona. Mentre il mondo è vario, pensiamo a un mondo in cui se fossimo tutti uguali, insomma, sarebbe tutto molto noioso e anche se a volte è difficile accettare il fatto che magari non la pensiamo nella stessa maniera o altri piacciono delle cose che a noi stessi non piacciono, dobbiamo comunque accettare, vedere il diverso come un qualcosa per valorizzare un rapporto per scoprire cose nuove, per arricchire noi stessi. E quindi è bene, cioè, penso sia molto importante insegnare questo ai bambini in modo che appunto non arrivino a non averne proprio di pregiudizi e non pensare, non arrivino a pensare di essere migliori soltanto perché sono in una certa maniera. Poi è difficile, ovvio, è difficile anche per noi adulti a volte accettare determinate cose, ma in un periodo storico come questo, dove spesso si tende a vedere nel colore di pelle diverso dal nostro un difetto, un amore diverso da quello a cui siamo abituati, un difetto, o anche solo il fatto che una persona possa avere una caratteristica fisica diversa dalla nostra o avere dei gusti che siano diversi dal nostro, e spesso si tende a non accettare questo. Invece dobbiamo innanzitutto accettarlo perché la libertà degli altri è importante, la libertà nostra e la libertà degli altri è fondamentale. Quindi mettere nei libri delle morali di base, degli insegnamenti di base, penso che sia una delle cose più importanti dell'editoria per bambini, dei libri per bambini. E io nel mio libro penso di averlo fatto in una maniera appunto leggera e accessibile ai bambini e anche divertente. Ci tengo a finire questo mio video con una frase che ho inserito in una mia commedia teatrale che è andata in scena a febbraio scorso, che tratta anche essa del tema della diversità, che è questa frase:
Diverso non vuol dire cattivo o brutto, vuol dire possibilità, milioni di possibilità, bisogna solo volerle cogliere. Penso che in questa frase sia contenuto tutto il mio pensiero e tutto quello che voglio trasmettere ai bambini e a chiunque legga i miei libri. Quindi spero vi piaccia, spero che siate un pochino incuriositi del mio libro. Vi ringrazio. Alla prossima!